amici, sono Pai. Oggi andiamo insieme a conoscere un grande personaggio, un ex calciatore di Serie A che ha militato in diverse squadre famose come il Genoa, Fiorentina, Atalanta e adesso da allenatore è arrivato in Cina e sta raccogliendo tantissime soddisfazioni durante la sua formazione di giovani calciatori cinesi. Oggi con noi Mr. Marco Natti a raccontare la sua storia. Buongiorno mister, benvenuto. Ciao, sono Marco Nappi e sono qui a raccontarvi la mia avventura in Cina. È un anno e mezzo che sono nella vostra nazione e prima di tutto volevo veramente fare i complimenti al popolo cinese perché è un popolo meraviglioso, in grandissima espansione e con molti progetti e soprattutto nel calcio. Io sono arrivato in Cina il 4 settembre del 2018, sono andato nel college, un liceo di Luoyang, dove allenavo l'Under 17, una squadra molto, molto buona, e poi col passare dei mesi gli allenamenti è migliorata sempre di più, fino a quando abbiamo raggiunto anche degli obiettivi importanti. Il successo a Luoyang l'ha spinto un po' verso nord, a Zhuangdao. Poi questi obiettivi importanti hanno fatto sì che Marco Nappi è passato nei professionisti, è passato al centro federale di Qinhuangdao e lì è cominciata veramente la mia avventura nel campionato professionistico. Ho trovato una squadra molto molto competitiva, il BSU di Beijing, Under 17, e abbiamo fatto e avuto una competizione molto importante, l'FA Cup, dove abbiamo centrato il settimo posto. È stato un obiettivo che l'Accademia ha apprezzato moltissimo e per questo mi ha anche dato un premio come miglior allenatore del 2019. È stata una soddisfazione grandissima e niente, adesso sto aspettando di poter rientrare in Cina per poter continuare a svolgere la mia passione, perché per me il calcio è solo ed esclusivamente una passione. Grazie. Grazie Mr. Nappi per questo bellissimo racconto della sua storia e ricordiamo ai nostri amici che nelle prossime settimane, ogni settimana, lanciamo una o due interviste del genere per farvi anche vivere un po' il calcio durante il periodo epidemico e approfondiamo la nostra conoscenza sull'esperienza del Mr. Nappi in Cina e sulla situazione della formazione dei giovani calciatori in Cina. Alla prossima!